Ciao a tutti, sono Lorenzo, siamo a Colfiorito nel nostro ristorante, Osteria Fontanile, e faccio parte dello staff insieme alla mia famiglia praticamente dalla nascita, perché siamo qua dal 97, dal settembre del 97, e io sono nato l'anno prima, quindi sono cresciuto all'interno del ristorante e ora faccio parte dello staff. Il nostro lavoro è quello di portare un po' la proposta tradizionale di una volta dei paesi delle nostre zone, quindi quelli che sono lo gnocco al castrato, quello che può essere le lenticchie, la patata della zona. Cerchiamo di farlo in modo un po' più visitato, cioè di portare questa tradizione alla bocca di tutti, diciamo, nel XXI secolo. La nostra filosofia di lavoro è quella di far sentire il cliente che siede alle nostre tavole più, diciamo, in un luogo familiare, quindi più a casa, che magari in un ristorante formale dove non c'è il contatto più, diciamo, familiare, appunto, tra cliente e cameriere, o quello che può essere anche il cuoco che esce dalla cucina magari e presenta un piatto. Anche perché la nostra attività è veramente un'attività che è condotta da tutta la famiglia, siamo io, la mamma, i figli, la cucina, il fornitore, mio zio che ci porta magari i prodotti, eccetera eccetera. Questa è una cosa su cui noi puntiamo molto. A noi piace che il cliente apprezzi questo calore, questa unità. Riesce così, infatti, in modo molto naturale, proprio per questo, perché comunque si è tutti in famiglia, quindi col tempo ci siamo accorti che la gente rimane contenta anche di questo, insomma, che c'è questa unità familiare tra tutto lo staff, che è una cosa prettamente naturale. Io gastronomico dell'Umbria, mia madre vi andrà a presentare lo gnocco al castrato, che è un piatto tradizionale della tradizione umbra. Salve, buongiorno, io sono Manuela, sono titolare del ristorante Osteria al Fontanile di Colfiorito, anzi Sosteria al Fontanile, e oggi vi farò vedere come noi facciamo gli gnocchi con il sugo di castrato, con la patata rossa di Colfiorito, che è una patata ormai nota in tutto il mondo. Insomma, qui ha fatto un bel viaggio. Sono una cuoca per tradizione, perché faccio le cose che faceva mia nonna e poi, vabbè, ho rettificato un pochino. Quindi io personalmente le patate le metto con acqua fredda, le faccio bollire con tutta la buccia, e quando le faccio bollire con tutta la buccia, e poi, vabbè, vedremo come verrà preparata l'impasto per fare lo gnocco, e le condiremo con il sugo di castrato. La nostra carne è locale, una carne prettamente di Colfiorito. E quindi niente, adesso aspettiamo che bolle, che praticamente finisce la cottura, e poi andremo. Una volta cotta la patata, la sbucciamo ovviamente, prepariamo una quantità sufficiente, il nostro fagiolino, e la andremo a passare con lo schiacciapatate. La patata va logicamente schiacciata a caldo, altrimenti crea i grumi. Facciamo una piccola quantità. Si fredda un pochino, altrimenti raccoglie troppa farina. E anche perché noi non ci mettiamo l'uovo. L'uovo tende a far sì che lo gnocco sia un pochino più consistente, più tirato. A noi ci piace lo gnocco morbido, quindi non ce lo mettiamo. Una volta che la patata si è leggermente freddata, passiamo alla farina e al sale. Aggiungiamo la farina, un po' di sale, e cominciamo a impastare. Passiamo alla creazione dello gnocco. Si prendono una piccola quantità, si impasta con erba, si forma sempre bella compatta, si fa la strisciolina. Adesso io lo faccio logicamente in maniera molto sintetica, con le linee, no? Poi uno sceglie lo gnocco che vuole, la grandezza che vuole. Per me questa è, io li faccio così praticamente. Non mi piace la forma regolare,
dell'acqua bolle, mettiamo giù i gnocchi, li aspettiamo semplicemente che tornano a galla, a quel punto è pronto. Mettiamo un po' di sugo. Lo fa tondo, chi lo fa quadrato, chi lo fa lungo, io lo faccio così. Questo inconfondibilmente fatto a mano. Prendiamo sopra un po' di pomodoro. Il piatto è pronto, buon appetito!